Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al nostro telegiornale. Apriamo con l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Firenze, dove vengono presentate le relazioni relative naturalmente all'anno che è appena passato. Ebbene, una cosa che è emersa è il pericolo delle infiltrazioni mafiose. Sentiamo. Si è aperto oggi l'anno giudiziario 2021, una inaugurazione che a causa delle misure anti-Covid si è svolto a porte chiuse. Nel distretto della Corte d'Appello di Firenze è stato fatto un bilancio delle attività che hanno subito rallentamenti per la pandemia, quasi uno stop. A dirlo è stato il presidente vicario Alessandro Nencini, che ha parlato anche del piano vaccinale. Secondo il presidente è un fatto grave che i detenuti, così come gli avvocati, i magistrati e tutti coloro che lavorano al Palazzo di Giustizia, non ricevano il vaccino seguendo un canale preferito. Il carcere, ricorda, non è a margine della società e il resto dei soggetti è a rischio perché più esposti al contagio. In cattedra anche il procuratore generale Marcello Viola, che fornisce i dettagli sui reati registrati nella regione. La crisi economica ha portato la criminalità organizzata ad interessarsi di alcuni settori. Ci sono casi di infiltrazioni mafiose, inoltre aumentano le truffe informatiche e le violenze in famiglia. A favorire questi ultimi due reati è stato il lockdown. La lente punta anche sul porto di Livorno, che, sottolinea il procuratore generale, è diventata un'alternativa privilegiata di sempre crescente importanza rispetto ad altri porti quali Gioia Tauro e Genova, a fini di importazione dal Sud America di stupefacenti, soprattutto cocaina. Al momento ci sono numerose indagini in corso sul narcotraffico. Il porto di Livorno è uno dei primi in Italia a movimentare le merci e proprio per questo è spesso utilizzato come porta di accesso per l'importazione di ingenti quantitativi di droga, un mercato assai appetibile per le organizzazioni. In presidio davanti al Tribunale di Firenze c'erano i familiari delle vittime della strage di Viareggio, che chiedono soprattutto che nessun aspetto della loro richiesta di giustizia venga interrotto dalla prescrizione. Verità e giustizia per Viareggio è uno striscione che ricorda il più grave incidente ferroviario in Europa negli ultimi 30 anni. Oggi appeso al Palazzo di Giustizia a Firenze nell'occasione della cerimonia del nuovo anno giudiziario. Il 29 giugno del 2009 32 persone, compresi bambini, morirono dopo il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL nella stazione di Viareggio, diventata una palla di fuoco. I familiari delle vittime da anni chiedono giustizia a fronte della Cassazione, che ha recentemente chiuso il percorso giudiziario della vicenda con una nuova sentenza che ha fatto discutere. Mauro Moretti, al tempo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI, è stato prescritto dall'accusa di omicidio colposo, così come altri dirigenti di Ferrovie, perché non ha riconosciuto l'aggravante dell'infortunio sul lavoro. Allora, stamani siamo qua perché si apre l'anno giudiziario, un anno importante, dopo per noi una sentenza di Cassazione che ancora cerchiamo di capire i motivi, e quindi sollecitiamo veramente la Cassazione che al più presto mandi queste motivazioni per chiarire al meglio il dispositivo emesso l'8 gennaio. E soprattutto siamo qua perché c'è un problema in questo paese, cioè dal gennaio 2020 è entrata in vigore una riforma della prescrizione che i familiari non solo della strage di Viareggio ma di tutte le altre stragi d'Italia hanno fortemente voluto e richiesto. E adesso si comincia già a ripensare a quella legge. Ecco, noi siamo qua per affermare che questa legge non sia modificata e non sia toccata, perché altrimenti veramente stiamo in un altro paese, un paese che sicuramente di civile non ha niente. Abbiamo scritto stamane, abbiamo inviato una lettera aperta all'istituzione di più alto grado, perché ci siamo accorti che nella cantierizzazione con il Recovery Fund, nella cantierizzazione dei nuovi cantieri nelle ferrovie, sono stati nominati commissari, quindi sono stati dati poteri straordinari a persone indagate nell'incidente di Pioltello e nell'incidente di Lodi. Per noi questo risulta inaccettabile, non da un punto di vista della legge, ma da un punto di vista politico, da un punto di vista di giudizio e di coerenza. Apriamo adesso la pagina dedicata al Covid, ricordandovi che da domani la Toscana rimarrà per un'altra settimana zona gialla. Orgoglioso si è detto il presidente della regione Giani, siamo i più virtuosi d'Italia, ha detto. Diamo però un'occhiata ai dati della pandemia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 603 su 15.857 test. Il tasso di nuovi positivi è del 3,8%. Oggi si registrano altri 22 nuovi decessi, 11 uomini e 11 donne. L'età media è 83,5 anni. Il numero dei nuovi casi è lievemente più alto rispetto a ieri, a fronte però di un calo dei test, e dunque si assiste a una risalita del tasso di positivi.
Focolaio in una RSA di Prato, la notizia la sapete, l'avevamo già data, 102 positivi, 12 morti, ebbene la procura adesso ha aperto un'inchiesta. 102 anziani contagiati su 103 e una ventina tra infermieri e operatori sociosanitari. Sul focolaio di coronavirus nella RSA Pio Istituto Santa Caterina de Ricci, che ha già fatto 12 morti, l'ultimo un uomo di 94 anni, oggi il procuratore Giuseppe Nicolosi ha aperto un fascicolo. Al momento non ci sono ipotesi di reato e non ci sono indagati, ma novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni sulla scorta della relazione depositata in procura dalla ASL e sui primi riscontri degli accertamenti ordinati per chiarire quanto successo. Quello che per adesso è solo un fascicolo per raccogliere gli elementi utili a delineare il quadro generale del focolaio potrebbe trasformarsi in una inchiesta per epidemia colposa. Il primo obiettivo degli investigatori è ricostruire come e quando il virus è entrato nella RSA gestita dalla cooperativa Sara e spiegare non tanto la velocità con cui si è diffuso quanto il fatto che il contagio abbia interessato il 100% degli anziani ospiti e una buona fetta di dipendenti. Importante sarà accertare le misure di prevenzione adottate dalla RSA nell'ambito dell'emergenza sanitaria e il rispetto delle stesse. La RSA Pio Istituto Santa Caterina de Ricci è stata la prima tra le 18 presenti sul territorio ad aprire le porte alla campagna di vaccinazione. Una scelta non casuale, ma dettata dal fatto che in quel momento, era il 30 dicembre, si trattava di una struttura senza casi di coronavirus. Già la ASL e già la cooperativa Sara stanno lavorando a un'indagine interna per verificare la correttezza delle procedure seguite allo scopo di evitare lo sviluppo di focolai. Il primo ad accusare i sintomi del virus era stato a inizio gennaio un operatore sanitario, sintomi confermati dal tampone poi esteso agli anziani, con il risultato che conosciamo, tutti tranne uno positivi. Ogni settimana gli ospiti vengono sottoposti al tampone di controllo, qualcuno è già guarito, qualcuno è positivo con bassa carica virale, altri sono ancora nel pieno dell'infezione e ci sono già 12 morti. La campagna vaccinale adesso, se lunedì come previsto arriveranno le dosi di Pfizer che ha ripreso le sue consegne, già da martedì la Toscana è pronta a ricominciare con la somministrazione delle prime dosi, stiamo parlando ancora dei sanitari, gli over 80 invece inizieranno il 15 febbraio. Pronti a ricominciare. Se la prossima settimana arriveranno, come previsto, le nuove 31.590 dosi di vaccini Pfizer-BioNTech, la Toscana riaprirà, già da martedì 2 febbraio, le agende per la fase 1 per la prenotazione delle prime somministrazioni. Sono circa 6.900 le persone che si erano già prenotate e alle quali erano stati annullati gli appuntamenti per l'improvvisa riduzione delle forniture Pfizer. A ciascuna di loro è già stato inviato un SMS per avvisare della nuova possibilità. Se non risponderanno entro 48 ore, le prenotazioni saranno aperte, disponibilità di vaccini permettendo, anche agli altri operatori sanitari e sociosanitari degli ospedali e delle RSA. Medici e pediatri di famiglia, sanità territoriale pubblica e privato accreditato che avevano effettuato la preadesione. La sospensione era stata decisa per garantire la disponibilità dei richiami, la cui somministrazione prosegue regolarmente per tutti coloro che hanno già ricevuto la prima dose. Per quanto riguarda il vaccino Moderna, proseguono le prime somministrazioni agli operatori dei servizi di emergenza-urgenza e ai volontari impegnati nei trasporti sanitari. La Regione conta di concludere la fase 1, quella dei sanitari, entro la fine di febbraio, ma nel frattempo, il 15 del mese, inizierà, anche se lentamente, la campagna vaccinale degli over 80 che riceveranno la prima dose. Sono circa 370.000 in Toscana e si comincerà da quelli che non possono muoversi. Dall'inizio della campagna a oggi sono state utilizzate oltre 17.300 dosi di vaccino, di cui 18.600 in RSA. C'è poi l'aspetto economico drammatico della pandemia. Chiudono le imprese artigiane, non aprono anzi, e chiudono i ristoranti. Vediamo, facciamo il punto. Nel 2020 le imprese in Toscana sono diminuite dello 0,3%, un calo abbastanza contenuto ma che sale all'1% per quelle artigiane. È il dato elaborato dall'ufficio studi di CNA Firenze che diventa ancora più drammatico per le nuove realtà imprenditoriali. Le nuove imprese nel 2020 sono state infatti quasi il 22% in meno di quelle nate nel 2019, percentuale che arriva al 25% per l'artigianato.
I settori più colpiti sono la moda, il manifatturiero, la meccanica. In termini di nuove nate, le flessioni arrivano al meno 51% per trasporti e magazzinaggio, meno 47% per la moda. Un risultato, commenta in una nota Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana, che deriva dalla paura innescata dalla pandemia, ma soprattutto dall'incertezza, quando non improvvisazione, con cui il sistema Italia la sta affrontando, tanto a livello nazionale che locale. Sul fronte della ristorazione le cose non vanno meglio. In 3.000 hanno chiuso la loro attività nel 2020, un centinaio nella provincia di Firenze. Sono dati forniti da Pasquale Naccari, portavoce di Tutela Nazionale Imprese e presidente di Ristoratori Toscana, che torna a chiedere l'apertura anche a cena dei ristoranti. Sono luoghi sicuri, afferma, e sono i numeri dei casi giornalieri ad evidenziarlo. In Toscana da un mese i nostri ristoranti sono aperti a pranzo e nonostante il periodo natalizio e le festività, il numero dei contagi non aumenta. Questo vuol dire che non siamo noi i responsabili dell'impennata della crisi, sottolinea Naccari. Continuano anche le iniziative di solidarietà legate all'emergenza. Stamattina Rachele Campi è andata alla Chiesa del Romito per la distribuzione dei pacchi alimentari. Alla Chiesa del Sacro Cuore a Romito, a Firenze, chi ha necessità di ricevere un pacco viveri è già in fila dalle prime ore del mattino. Una fotografia che preoccupa e che mostra le difficoltà che aumentano in periodo di Covid. Ma la rete delle associazioni del quartiere 5 fa il possibile. Vengono distribuite cassette con latte, pasta, biscotti, farina. Chi le riceve ringrazia i volontari. È una giornata importante, come avevamo già detto, oltre ai buoni spesa abbiamo provveduto a stanziare una parte di risorse per 300.000 euro per la distribuzione dei pacchi alimentari. È stato fatto un grandissimo lavoro di squadra tra l'assessorato al sociale, i quartieri, le reti di solidarietà dei quartieri, la Caritas e il Banco Alimentare e le associazioni del territorio. Siamo riusciti tutti insieme a mettere in piedi una rete dove fondamentalmente le reti di solidarietà sono quelle che prendono le chiamate dei cittadini e in base al bisogno, in base alla zona di residenza, poi li indirizzano verso le associazioni del territorio. Ci sono 43 punti di distribuzione, per cui 43 associazioni in tutta la città che hanno deciso di rientrare in questa rete e che vengono riforniti dei generi alimentari da parte della Caritas e del Banco Alimentare. Ci tengo a sottolineare che questo è uno sforzo straordinario soprattutto dei volontari che poi tutti i giorni stanno in prima linea per dare un sostegno ai nostri cittadini. Che cosa dicono i dati del Comune in merito alla povertà, anche dipendente da questo periodo che stiamo vivendo? Allora, noi in realtà abbiamo iniziato ora a fare un'analisi e stiamo aspettando la conclusione perché ora dobbiamo ripartire con i nuovi buoni spesa, con la tranche dei soldi della Regione. Appena abbiamo conclusa quella vorremmo fare un'analisi approfondita per capire se, oltre alle domande del bisogno standard delle famiglie in soglia di povertà, quante sono le famiglie che si sono ritrovate in difficoltà a causa dell'emergenza Covid, in modo da avere un approfondimento, avere anche un po' un dato numerico, perché è chiaro che chi si rivolge ai nostri servizi o per il pacco alimentare o per il buono spesa è chiaro che ha un bisogno che è emergente in questo momento e noi ovviamente su quello dobbiamo fare una foto complessiva e poi mettere in campo le azioni per dare risposte ai nostri cittadini. Rimaniamo a Firenze, parliamo della moschea. Lunedì ci sarà un incontro tra gli assessori Cecilia Del Re e Alessandro Martini e l'imam di Firenze, insomma si ricomincia a parlarne. Sono gli assessori che stanno seguendo la cosa, quindi per ora, diciamo, al di là di tutte quelle ipotesi che sono emerse nel corso di questi anni, non sono al corrente di novità, vedremo cosa emerge da questo incontro. Non si sbilancia il sindaco di Firenze sulla moschea che sorgerà a Firenze. Sorgerà perché la volontà, anche politica, c'è sempre stata. Non si sbilancia perché più di una volta ogni spiraglio di concretizzazione si è richiuso ancora prima di iniziare. Lunedì l'imam di Firenze incontrerà gli assessori all'urbanistica Cecilia Del Re e al patrimonio immobiliare Alessandro Martini. È il primo incontro sull'argomento da oltre un anno ed è un segnale che si ricomincia a cercare. La pandemia, i distanziamenti rendono ancora più
grave la situazione della moschea di Borgo Allegri, una piccola stanza per i circa 30.000 fedeli fiorentini che da anni invocano un luogo degno della loro preghiera. Quando la comunità islamica ha cercato di fare da sé, tentando l'acquisto di un terreno a Firenze Sud, un milionario anti-islamico gliel'ha soffiato all'asta solo per non farlo acquistare a loro. Sull'ipotesi dell'ex caserma Lupi di Toscana, proposta da Nardella, mise il veto Matteo Renzi. A Sesto Fiorentino venne intrapreso un percorso nel 2017. La diocesi mise a disposizione un'area del polo scientifico da acquistare in circa 3 anni. Avrebbe potuto ospitare fino a 500 fedeli, ma il progetto è naufragato per mancanza di sponsor. Ora si torna a parlare di un'altra ipotesi, quella dell'aula bunker in Santa Verdiana, che potrebbe rispondere alle esigenze di spazio e di posizione messa tra i viali e il centro storico. Affitto, concessione, comodato d'uso, il comune può fare molto per aiutare la comunità islamica che pagherebbe la realizzazione. Se a Sesto è stato difficile, per Firenze gli sponsor farebbero la fila, spiegano. I tempi saranno lunghi, per questo l'imam avrebbe intenzione di chiedere intanto al comune di mettergli a disposizione ambienti del patrimonio immobiliare non abitativo del comune per preghiera e attività sociali della comunità. Alla regione verrà invece fatta richiesta affinché imponga ai comuni di prevedere i luoghi di culto come essenziali nei loro piani strutturali. Una notizia di cronaca che arriva da Carrara. C'è stata una rissa ieri sera a colpi di bottiglia tra un 21enne di La Spezia che è stato ferito con i cocci di vetro alla schiena e sul cuoio capelluto in modo grave. Da un quindicenne di Carrara. Futili i motivi alla base di questa lite che allunga gli episodi di violenza giovanile sul litorale apuano. Il quindicenne è stato denunciato per lesioni e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In tasca aveva anche un pezzo di marmo bianco di 10,5 cm. In Versilia adesso, dove finisce con un fallimento la carriera di 40 anni della Perini Navi, sono quelli che facevano finora, insomma, almeno i velieri di lusso. Il mondo della nautica è sotto shock per il fallimento della Perini Navi, uno dei gioielli della cantieristica viareggina, che non solo impiegava un centinaio di addetti, ma generava lavoro per decine e decine di piccole e medie imprese artigiane della Darsena e del resto della provincia, che adesso, col fallimento, temono di perdere i loro crediti. Nelle settimane scorse avevamo fatto una serie di incontri presso la sede della CNA di Viareggio. A questi incontri avevano partecipato una quindicina di imprese per una somma complessiva di una sessantina di dipendenti che avanzavano crediti nei confronti di Perini Navi per circa 1,5 milioni di euro, quindi una cifra molto importante che per queste imprese, che sono tutte di piccole dimensioni, rappresentano crediti che possono determinare la sopravvivenza o meno della propria azienda. Alcune di queste imprese addirittura che lavoravano da oltre 20 anni con l'impresa Perini Navi, quindi erano parte, come dire, strutturale del cantiere, hanno addirittura sottoposto i titolari a presentare delle firme personali per garantire, insomma, liquidità all'azienda in virtù dei crediti che avanzavano con Perini. Quindi la situazione è molto preoccupante, ci speriamo e ci auspichiamo che il curatore fallimentare tenga presente questa situazione complessa che c'è nel mondo dell'indotto, che se non viene gestita nel modo opportuno può rappresentare una vera e propria problematica di natura economico-sociale sul territorio di Viareggio. La CNA fa appello alle istituzioni, Regione, Comune di Viareggio, a vigilare sugli sviluppi del fallimento, soprattutto alla luce delle offerte industriali già presentate dai cantieri San Lorenzo e da Ferretti Group. Il governatore della Toscana, a margine dell'alza bandiera del Carnevale, ha assicurato attenzione. Seguiremo da vicino tutto l'evolversi della situazione e spero proprio che si possa andare verso una soluzione attraverso una possibilità di individuazione di coloro che possono rilevare quello che è un'impresa particolarmente importante nel tessuto di Viareggio della Versilia. A Pontedera è stato inaugurato un polo scolastico per 400 studenti.
31 aule, 400 studenti, il Palazzo Blu di Pontedera diventa una scuola perfettamente funzionante dal lunedì. È il simbolo non solo, ripeto, per Pontedera e per la provincia di Pisa, ma per tutta la Toscana. Ci sono voluti 5 mesi di lavoro per allestire la struttura e far decollare una nuova vocazione. 7 anni fa, quando il palazzo fu costruito, infatti avrebbe dovuto ospitare uffici e servizi. È una scuola media superiore che con grande coraggio e rapidità la provincia insieme al comune di Pontedera sono riusciti a creare in sinergia con il privato, ma a seconda quella scelta che come Regione Toscana abbiamo fatto delle scuole da garantire in presenza almeno al 50%, ma con i ragazzi che vengono a scuola disciplinati negli ingressi. È un simbolo per la Toscana che dall'11 gennaio ha riportato i ragazzi a scuola. Ci sono regioni che vedranno le scuole medie superiori rientrare solo dal 1° di febbraio. Al taglio del nastro anche l'assessore regionale all'istruzione Alessandra Nardini, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, il consigliere Andrea Pieroni, il presidente della provincia Massimiliano Angori ed il sindaco Matteo Franconi. Diamo spazi più ampi e quindi garantiamo didattica a distanza in percentuale minore e quindi in fase di pandemia diamo l'opportunità della didattica in presenza. Ma allo stesso modo il nostro villaggio scolastico aveva necessità comunque di spazi. Quindi questa è l'opportunità di allargare e non dover mettere un tetto alle iscrizioni delle nostre scuole superiori. Ed arriva anche una proposta alle aziende del territorio. È nostra intenzione nel prossimo piano regolatore chiedere alle aziende che apriranno e insedieranno le loro attività nelle nostre zone industriali di dedicare spazi da mettere a disposizione delle scuole per fare didattica all'interno dell'azienda. È un elemento di vicinanza tra formazione e lavoro per accorciare ancora di più le distanze. Oggi sarebbe dovuto iniziare il carnevale di Viareggio. Il Covid non lo ha permesso, è tutto rimandato a settembre, ma un ricordo di questo inizio c'è stato. Ore 8 di sabato 30 gennaio in Piazza Mazzina Viareggio. Il carnevale virtuale 2021 è ufficialmente iniziato con l'alza bandiera che si è svolta in modo formale per evitare assembramenti, come richiesto dalla Fondazione Carnevale, che non ha dato orari precisi ma ha fortemente voluto che il vessillo del buon umore sventolasse sulla città di Viareggio. Oggi sarebbe iniziata la grande festa, quella più amata in città, il corso mascherato sui viali a mari, ma il Carnevale 2021, come ormai noto, non si terrà nella consueta collocazione invernale, causa Covid, e slitterà per la prima volta in quasi 150 anni alla fine dell'estate. È un anno veramente strano e pensiamo che tutti abbiano voglia di un po' di speranza. Burlamacco parte sempre da Viareggio e quindi anche in questa occasione comunque il Carnevale c'è. Con un abbraccio a tutti. Saranno 5 i corsi mascherati del 2021, il primo sabato 18 settembre e il gran finale sabato 9 ottobre. Sarà un carnevale universale dedicato alle tradizioni, alle storie e alla cultura del carnevale in tutto il mondo. All'alza bandiera erano presenti, oltre alla presidente Marcucci con i suoi consiglieri e collaboratori, il sindaco di Viareggio, il prefetto, il presidente della regione, vescovo di Lucca e naturalmente Burlamacco e Ondina. Ma meno male che continua lo spirito a Viareggio, lo spirito del carnevale, anche se quest'anno sarà, diciamo così, in veste inusuale, però io parto anche dal concetto che la forza di una città è anche quella di riuscire a modificare le tradizioni rimanendo se stessa. La Regione Toscana manterrà il contributo promesso per il Carnevale di Viareggio? Ormai è qualche anno che il milione di euro che la Regione dà di contributo viene confermato, è stato uno dei miei primi atti da quando sono diventato presidente della regione con la terza variazione di bilancio nell'autunno di quest'anno. L'abbiamo fatto e lo rifaremo anche per quest'anno. Questa occasione per Viareggio non è solamente qualcosa che ha a che fare con il divertimento, è un momento di identità, di comunione, anche di riflessione ironica, per cui penso che vada comunque incoraggiata, sostenuta, ritenuta qualcosa di significativo per tutta la comunità civile ed ecclesiale. Viva i carri e gli aranci. La Protezione Civile ha emesso un codice giallo per venti mareggiate e rischio idrogeologico in tutta la regione fino alle 10 di domani mattina. Dalla mattinata sono possibili anche temporanee deboli nevicate in montagna. Parliamo adesso di gattini, non i video che vedete su Facebook, ma una querela che rischia di diventare legale. Vediamo.
Parroco sfratta i gatti della colonia, è successo a Follonica, nella chiesa della Madonna di Lourdes. Il consiglio pastorale aveva indicato al parroco di chiudere il cancello che dà accesso al giardino, dove stazionava ormai da tantissimo tempo una colonia felina. Questo ha fatto infuriare letteralmente le volontarie che alimentavano quotidianamente gli animali. Le due volontarie si sono rivolte a un avvocato per far valere le loro ragioni. Questa colonia felina è presente a Follonica già dal 2015 e è da quella data che le due volontarie, tra cui una parrocchiana, si sono sempre occupate di questi gatti. All'inizio erano sì una trentina, ma con l'intervento di queste volontarie si sono ridotti a una decina perché loro hanno provveduto alla loro sterilizzazione. Non vi sono mai stati problemi sino ad oggi perché questi gatti erano ben tenuti, nutriti, le volontarie hanno sempre tenuto questi ambienti assolutamente puliti, provvedendo alla loro igiene. Nessuno si è mai lamentato e la nostra prima azione è stata quella di avviare una trattativa con il parroco, dunque con il consiglio pastorale, per cercare di capire quali fossero le reali motivazioni e cercare una soluzione. E abbiamo consultato l'amministrazione comunale e abbiamo presentato una richiesta di riconoscimento formale di questa colonia felina e sono già in corso le prassi relative al sopralluogo che farà a breve l'ASL per capire se ci sono motivi ostativi che possano condurre a negare il riconoscimento di questa colonia. La presenza di una colonia felina può creare problemi di allergie, per esempio, ai bambini della vicina scuola? I motivi che possono scatenare una reazione allergica non sono direttamente connessi a eventuali escrementi o al passaggio dei gatti, ma al fatto che magari un bambino lo possa accarezzare direttamente. Finiamo con un po' di calorie, guardate cosa si sono inventati al mercato di San Lorenzo di Firenze. Se le vendite di carni non sono alle stelle a causa della crisi economica, la parola d'ordine diventa sperimentare. Così al mercato centrale di Firenze si cercano nuove ricette, nuovi modi per assaporare la bistecca, lavorata in modo artigianale, originale, per attirare la clientela. Nell'uso del burro c'è un richiamo francese, ma la carne è italiana e di qualità. Sì, diciamo, è un modo particolare di stagionare la carne, quindi messa sotto burro, questa consente di creare un involucro che mi dà la possibilità di farla mantenere per 27-30 giorni e di dargli una tenerezza, una consistenza diversa e nel contempo anche dargli una delicatezza che il burro contribuisce a sostenere. Dal sentore del burro si passa al cacao. Sempre un pezzo di controfiletto di bistecche senza osso, ricoperto di cacao e poi rivestito, lo rivestiamo appunto con il burro che ci consente di mantenere appunto, di consolidare questa cosa, vedendo e cercando di trovare un sapore diverso, che questo cacao gli dia un sapore che poi in cottura si possa trasformare, quindi sono esperimenti. Proverà anche con il caffè? Brava, proverò con il caffè, diciamo sono nuovi modi per dare una frollatura e per dare un sapore diverso, una degustazione diversa. Io mi fermo qui, vi auguro una buona serata e una buona domenica.